Ciao, sono Antonio Giordano, ho 26 anni, sono di Caserta e sto frequentando questo master in business management presso Inforelea. I miei studi sono stati incentrati sull'economia, sia alla triennale che alla magistrale, e dopo ho deciso di affrontare questo master perché è una scuola che permette di avere un grande gruppo eterogeneo con diverse nozioni in base a tutti i ragazzi che ne fanno parte. E mi ha concesso di acquisire maggiori ancora capacità e abilità per il mio futuro lavoro. Mi chiamo Lisa, ho studiato Scienze della Comunicazione alla Triennale qui a Torino e ho scelto di fare questo master principalmente perché mi sono resa conto che mi mancavano, diciamo, alcune cose a livello proprio accademico, quindi per quanto riguarda la parte di economia, di marketing che mi interessa molto. Chiaramente la parte di comunicazione l'avevo già fatta alla triennale, però appunto volevo avere una preparazione, diciamo, a 360 gradi. Mi chiamo Paolo Bergamin, ho una laurea magistrale in scienze strategiche e ho deciso di intraprendere un master in business management in preparazione a un lavoro che ho trovato poco prima di iniziare questo percorso, con l'obiettivo di professionalizzarmi a livello teorico, prima poi di andare ad applicare quelle che sono le conoscenze che ho iniziato ad acquisire durante l'università. Quindi l'obiettivo principale era appunto sviluppare tutta una base, diciamo, teorica applicata prima poi di presentarmi in azienda e di farlo, e quindi garantirmi un paracadute a livello di conoscenze, anche in visione poi di un ipotetico cambio di lavoro futuro. Sono Francesca e frequento il Master in Business Management presso l'ente formazione Inforelea. Io provengo da una formazione sociologica, poi ho preso una magistrale in scienze dell'amministrazione pubbliche. Ho scelto di frequentare il Master principalmente per il fatto che mi permetteva di avere una visione a 360 gradi di come si forma un business e di come si gestisce un'azienda. Ho avuto molti spunti, approfondimenti per quanto riguarda per esempio la comunicazione, quindi il saper parlare e il saper anche porsi nei confronti di un potenziale cliente. Poi abbiamo avuto un'infarinatura generale anche della contabilità, simulando quindi un'azienda reale e le sue capacità anche di immettersi nel mercato. Il master inoltre mi ha permesso di conoscere anche nuove professioni e nuove realtà lavorative, specialmente nell'ambito della comunicazione che non avevo mai affrontato presso le mie università, e anche nell'ambito del marketing che effettivamente era una lacuna che avevo e che ho ampiamente risolto grazie al master. L'ambito che mi è interessato di più in tutto il master sia stato la parte di marketing, perché appunto mi è sempre interessata, ma non ho mai avuto effettivamente la possibilità di studiarla. Poi anche tutto l'ambito economico, quindi la parte di gestione, di amministrazione, che appunto sapevo qualche cosa, ma in realtà nemmeno così tanto, quindi è stato molto interessante approfondirla durante questi 6 mesi. Ho conosciuto anche professori di alto spessore, anche molto simpatici e bravi. Grazie al professore Bianco, infatti, ho compreso ancora di più come funziona il mondo dell'economia e poi anche il lavoro che andrò a fare. Con la Mottola, invece, mi sono appassionato fortemente al mondo del doppiaggio, tant'è che sto seguendo un corso. Invece, con il professor Samu, mi sono affacciato per la prima volta al mondo del marketing. Credo di non avere molti dubbi, i corsi con Bordiga siano stati i più efficaci e i più utili in assoluto, sia in termini di conoscenze hard, in quanto proprio la presentazione teorica a inizio della giornata, sia l'applicazione stessa di quelle conoscenze anche durante delle attività, chiamiamole, di laboratorio all'interno delle lezioni, che sono state utilissime, soprattutto per quanto riguarda sistemi bancari, identificazioni di tassi di interesse. Il ragionamento stesso che sottende al discorso dei fidi piuttosto che dei prestiti, alla valutazione di uno e dell'altro, davvero, davvero, davvero utile. I professori che, diciamo, mi sono piaciuti di più, o meglio, di cui mi sono interessati di più gli argomenti, sono stati Parola, quindi tutta la parte di marketing di base e in generale appunto una spiegazione effettiva di quello che è il marketing, di strategie di marketing. Poi Alice Vento, che appunto ci ha spiegato le basi del neuromarketing, della content creation, che è appunto un ambito che mi è sempre interessato, di cui faccio anche parte, quindi è stato bello fare una lezione di 8 ore intensiva su quella parte lì.
e la professoressa Truzzi, perché ci ha dato molte informazioni per quanto riguarda la comunicazione, ma in generale delle cose non scontate, quindi sono state delle lezioni molto interessanti da molti punti di vista. Ho apprezzato molto le lezioni della Mottola, quindi il fatto anche di sapersi presentare mi ha saputo stimolare a livello comunicativo, a saper gestire i linguaggi verbali e non verbali. Ho trovato un tirocinio di 3 mesi in un'accademia di alta cucina e alta pasticceria qui vicino a Torino e vado a fare principalmente content creation e social media marketing, che è un ambito che mi interessa molto. Io inizierò tra 10 giorni, mi è stato dato del materiale su cui mi sto preparando e sono pronto SNI, nel senso, sì, da un punto di vista teorico, lì rimane l'incognita di quello che poi sarà la realizzazione del lavoro. In merito al tirocinio, ho avuto la fortuna di trovare il tirocinio allo stage presso Intesa San Paolo, che è anche partner della Inforelea, e andrò a fare effettivamente gestore del credito d'azienda, quindi andrò a studiare i bilanci d'azienda per comprendere poi la linea di credito da poter erogare, meno è un... Diciamo il lavoro dei miei sogni, lavorare in banca è sempre stato il mio unico sogno.